eccolo qua. Eccolo qua, sindaco. Abbiamo vinto! Anche il tre volte sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha il suo predellino. La cornice è quella di Piazza Piccola, qui però non c'è nessuna rivoluzione politica da lanciare, ma una conferma. Quando a correre per la poltrona di sindaco c'è il friulan triestino, l'imprenditore Capobranco, che nel contatto umano ha il suo quid vincente, non ce n'è per nessuno. L'ultimo esempio di berlusconismo compiuto in un paese in cui quella logica sembrava defunta. Le sue prime parole però non sono di celebrazione, ma si configurano in una staffilata agli editorialisti della carta stampata. Una bellissima avventura, mi sono dispiaciute le calunnie, devo dire che Weber, Roberto Weber e Paolo Rumis veramente si sono distinti in negativo, ma questo dimostra che la gente di Trieste è molto preparata. Non mi è piaciuto neanche il direttore del Piccolo, forse non ha capito che a Trieste i triestini non hanno l'anello al naso. Poi, mentre l'ala destra della coalizione intona l'inno nazionale, ecco il primo brindisi in piazza. Sindaco, un commento a questa apertura del primo tappo nuovamente da sindaco. Beh, bagniamo Piazza Unità così le pietre torneranno a mettersi a posto, insomma, dai. E viva il sindaco di Piazza! In tempi di crisi non si spreca, ho visto, niente. Non bisogna mai sprecare nulla. Dopo i sorrisi e gli abbracci, che però non cancellano i mesi difficili passati nel centrodestra per convergere sul suo nome, Di Piazza sale le scale del municipio in mezzo alla folla. Poi l'abbraccio con Cosolini, con cui l'amicizia, nonostante i colpi sotto la cintura, non è mai stata in discussione. E mentre c'è chi parla della ricucitura con Giulio Camber come mossa chiave, chi del traino della sua civica, emerge una figura probabilmente decisiva, anche a livello pordenonese, quel Massimiliano Fedriga, che in molti pronosticano come futuro concorrente della Serracchiani in regione. Tornando al nostro, quando ha capito che era veramente fatta? Beh, insomma, al primo turno abbiamo fatto 41-29, era chiaro che era fatta, che dopo abbiamo fatto una campagna violenta, che dopo sono stato attaccato in maniera indegna, questo è un altro concetto, però insomma sul 41-29 era fatta. Insomma. Dal punto di vista degli attacchi è stata la campagna più dura? La più squallida. Occhio però che c'è pure il matrimonio in vista e la neo first lady Claudia D'Atri, molto più importante per Di Piazza sul fronte organizzativo di quello che gli analisti possano pensare, è pronta per un'altra maratona. Poi c'è il matrimonio il 30 luglio, infatti da domani io mi spenderò per organizzare quello, perché sennò poi diventa difficile sposarsi il 30 luglio. Infine il ringraziamento dagli scranni del parlamentino, come in un comizio dei tempi che furono. Io vi ringrazio di cuore perché mi avete donato tante emozioni in questi giorni, siamo stati bene insieme, abbiamo lavorato insieme e quando si lavora bene insieme con serenità, con onestà, questi sono i risultati. Grazie a tutti ragazzi.